siamo nel tema della puntata di oggi. Sì, è veramente un cambio di prospettiva ed è una prospettiva bella, umana e liberante, perché va al di là delle logiche dell'accumulo, dei beni. Con il denaro non si compra poi la felicità. Esatto, no? Non si compra la felicità. E quello che sarà il mondo di domani, qui il Papa parla del paradiso, del regno dei cieli, in realtà può essere anche il mondo di oggi, cioè che donando una persona trova la felicità. È un concetto bellissimo che veramente può aiutare ognuno di noi a uscire anche dai tanti piccoli o grandi problemi della vita, perché la felicità si trova donando. E questa felicità sicuramente, anzi si respirerà felicità sicuramente all'ora di pranzo anche in Vaticano, perché Paolo Balduzzi, ci racconti che cosa succede? C'è un pranzo proprio, una condivisione del Papa con i poveri. Francesco un po' l'ha annunciato durante l'Angelus, in questo momento penso si stia recando proprio davanti all'Aula Paolo VI, che è stata trasformata in una bellissima ed elegantissima sala da pranzo per accogliere 3.000 poveri che pranzeranno con Papa Francesco in un clima molto informale, molto familiare. La stessa iniziativa, bisogna dire Lorena, è in tutto il mondo, in tutte le diocesi, anche in Italia, chiaramente chiare anche a Roma, grazie al contributo dei ristoranti e di tante associazioni di volontariato. Tu pensa che solo a Roma per questo pranzo sono state distribuite 4,5 tonnellate di pasta in questi giorni. Grazie Paolo, l'abbiamo detto, cioè questo naturalmente è un momento importante, però poi non basta, no? Non siete capi, poi è necessario un intervento proprio strutturale per debellare la povertà. Parlavamo prima della necessità che